Direttore sportivo Pallotti, ecco il Pidiense Basket e Porto Sant'Elpidio, com'è la situazione come sarà questa situazione in futuro, questo campionato? La domanda sulla partita non me la fai? Dopo. Dopo la partita. Allora, il campionato com'è? Vabbè, al di fuori della partita che parliamo dopo, mi dici. Credo che stiamo ancora in lotta per entrare nei playoff, perché siamo nel gruppetto delle 8 squadre in cui appunto si deciderà un po' nelle prossime partite, diciamo così. Noi abbiamo un calendario particolare, oggi incontravamo la seconda forza di campionato, domenica andiamo a giocare a casa della prima, poi viene qua Senigallia che è lo stesso, un osso duro, però già lì secondo me cominciamo un po' a scavallare, no? Come si dice nel gergo del ciclismo. Da lì in poi ci sono 5-6 partite che sono quelle alla nostra portata, che determineranno il fatto se noi possiamo giocarci i playoff oppure meno. Quindi tutto ancora aperto, diciamo, dai. Partita precedente, una bellissima partita disputata a Giulianova, le immagini parlano chiare, avete dato il massimo, avete vinto, una boccata d'ossigeno per la sua squadra, invece oggi purtroppo a Porto Sant'Elpidio contro i Rieti si piange di nuovo. Piangere no, perché secondo me oggi c'è motivo invece di soddisfazione per come abbiamo giocato. Tornando alla partita di sabato scorso a Giulianova, abbiamo fatto secondo me un mezzo miracolo per come stavamo messi. Partiamo sempre dalle aspettative e da quello che volevamo da questo campionato. Noi siamo partiti per una salvezza tranquilla e con obiettivo massimo di centrare i playoff. Siamo in corsa, abbiamo vinto una partita a Giulianova contro una diretta concorrente appunto per l'ottavo posto, con una squadra rimaneggiatissima. Oggi altri problemi con alcuni giocatori che purtroppo non sono potuti scendere in campo per problemi, diciamo così, fisici, e abbiamo giocato secondo me quasi alla pari, tranne per qualche minuto del terzo quarto, contro una delle pretendenti al salto di categoria, e secondo me abbiamo giocato anche bene a lunghi tratti e abbiamo quasi impensierito un pochino questa squadra che è venuta qua per vincere e ha meritato di vincere perché è una segnata squadra. Quindi bisogna secondo me dar sempre un giusto merito ai ragazzi che stanno facendo un campionato superiore alle aspettative. Quindi concentriamoci su quello, poi dopo ci sta di perdere. Abbiamo purtroppo un calendario in cui ci hanno messo di fronte le prime 4-5 squadre tutte insieme, quindi è normale avere diciamo così un periodo in cui le vittorie sono col contagocce. L'unico rammarico che abbiamo fino adesso è stata la partita in casa con la Stella Azzurra. Per il resto abbiamo fatto molto di più di quello che mi aspettavo anche io, e quindi bisogna riconoscere ai giocatori che stanno facendo un grandissimo campionato. Adesso ce la giochiamo diciamo in questi ultimi 2 mesi, ma secondo me, a prescindere da tutti, secondo me stiamo facendo un grandissimo campionato, dobbiamo ricordarlo questo qui. A proposito di giocatori, come lei ha marcato, nell'ambito societario ci sarà qualche acquisto? Guarda, il mercato, diciamo così, è sempre aperto fino al 28 febbraio. È normale che, come accade, i procuratori, c'è sempre un giro di telefonate, i giocatori a spasso che vogliono cambiare squadra e tutto quanto, è normale che stiamo sempre un pochino attenti. Però secondo me io sono convinto che possiamo andare avanti così, non è giusto neanche mettere un giocatore adesso, i ragazzi se lo meritano. Secondo me se ritorniamo a ranghi completi è una squadra che si può giocare i playoff e se lo meritano loro. Quindi mettere un giocatore adesso per fare i playoff forse oppure no cambia poco, significa soltanto appesantire un bilancio, e dobbiamo stare attenti invece a queste cose, anche perché credo che l'obiettivo principale sia stato raggiunto, no? La permanenza in questa categoria, e allora guardiamo sereni al futuro, cercando di sfruttare anche meglio questi 2-3 mesi per vedere anche i giocatori stessi più giovani, per vedere quali di questi poi continuare il discorso con noi anche il prossimo anno. Sono tutti minuti di esperienza che serviranno per migliorare poi ognuno di loro, no? E quindi noi siamo vigili appunto a guardare più che altro quello che succede a casa nostra principalmente. La cosa importante è che il periodo nero di sfortuna, di infortuni, di malattie sia terminato. Questa è la cosa principale, vorrei avere la squadra al completo. Purtroppo quest'anno non è andata così, capita ogni tanto, no? È partita male con le defezioni di qualcuno, è andata peggio con l'infortunio sempre di Daniele, e adesso è normale che ogni piccolo infortunio ha un risalto maggiore. Vorrei concludere questa ultima domanda: su che base voi scegliete i vostri ragazzi da classe 98? Abbiamo un rapporto col settore giovanile con il suo responsabile Gianluca Bizzi, è lui che ci fornisce i nominativi in base appunto a un discorso che loro fanno di meritocrazia, di impegno
e di sviluppo per il futuro, quindi è lui che ci consiglia qualche giocatore, probabilmente domani inseriremo qualcun altro perché vista la situazione siamo veramente a corto. Detto questo, sarebbe bello averci sempre più gente possibile di Porto Sant'Elpidio a sfruttarla, ecco, quindi sarà un connubio ad andare avanti cercando di sfruttarlo al meglio, sperando di avere giocatori che possano tenere il campo in un campionato difficile come questo. E quindi niente, mi permetti una cosa, io vorrei salutare due persone, non lo faccio mai, sfrutto sto canale perché sono sempre attenti e a fine partita vengono, oggi non so potuto venire, sono gli avvocati Domenella e l'avvocato Fermani, di solito mi domandano sempre, oggi non so potuto venire, quindi un saluto affettuoso a loro e mi raccomando upselling, loro sanno perché. Ok, grazie, allora in bocca al lupo per il campionato, direttore. Come no, grazie, crepi il lupo, a presto.